Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parliamo di quanto isolamento acustico hai bisogno all'interno della tua abitazione. Se hai visto il precedente video sull'isolamento acustico, hai già appreso le nozioni base sull'isolamento acustico, di cosa è importante appunto per fare isolamento, ad esempio la massa, la molla, e la propagazione del suono per l'aria, quindi che non ci siano buchi, che non ci siano fessure, tipo quegli infissi che fanno, che si imbarcano, che passa al mondo, lì anche se fai un infisso che sulla carta dovrebbe essere molto acustico, passa aria, quindi l'acustica è andata a farsi benedire. A livello di normativa italiana, in un'abitazione privata è previsto un valore che è a 40 decibel in facciata. Che cosa vuole dire questo qui? Vuol dire che in una facciata, che solitamente in una casa normale è composta sia da muro che da infisso, devo ottenere almeno 40 decibel di abbattimento acustico. Questo è un calcolo che può fare solamente un ingegnere acustico e neanche un ingegnere di primo pelo, perché lì uno deve essere comunque molto bravo. Solitamente il progettista, a meno che non sia un progetto molto molto grande e dove ci sono delle competenze elevate, dice fai 40 decibel anche nell'infisso, quindi stiamo dalla parte del sicuro. Questo non è sempre detto, perché se la parete ha un valore di isolamento acustico molto buono e nelle pareti è abbastanza facile da ottenerlo, perché comunque già due strati di intonaco fanno veramente un bel isolamento acustico da quel punto di vista. Se una parete, che ne so, è 55 decibel o 60 decibel, l'infisso magari con 35-36 decibel, già fa 6-40 nella media di tutta la facciata. Comunque l'acustica è molto difficile da verificare, da controllare, non da verificare, perché da verificare è facile, basta fare una prova acustica, ma da progettare prima, perché ci sono delle nozioni che sono complesse e in pochi le possiedono. Il mio consiglio è questo, è di fare sempre le cose equilibrate, quindi vetro stratificato dentro e fuori, con una buona parete e un infisso fatto in questo sistema. Se un infisso in alluminio, meglio, perché ci garantisce le prestazioni nel tempo, infatti tende a non imbarcarsi, quindi le guarnizioni lavorano sempre bene, non passerà aria, quindi non passerà rumore. Con già un vetro che potrebbe essere 36-37 decibel, otterrai un isolamento acustico più che sufficiente in tutte le normali condizioni. Se invece hai una strada un pochettino più trafficata, senti un pochettino più di rumore, ti consiglio di andare sui 42, se non anche 44 decibel, in questo caso di infisso, ma di fare allo stesso tempo anche una parete ben isolata e stare molto attento a quei punti dove può passare il suono, ad esempio le prese di sicurezza per il gas, i corrugati dell'impianto elettrico. Sono tanti passaggi in una casa che in realtà può passare aria, quindi se passa aria magari l'infisso è super da quel punto di vista, poi passa da un bucanino in un angolo in un corrugato con l'elettricità non ha chiuso, passa acustica lì e hai speso soldi per nulla, no? Quando invece l'isolamento acustico è veramente veramente importante, consiglio di andare sui 45-46 decibel. Sono risultati veramente difficili da ottenere, molto molto complesso. Ci vuole un progettista che diriga appunto come un direttore d'orchestra tutti gli artigiani che lavorano in quella casa, e bisogna scegliere anche le tipologie di serramento giusto, perché ad esempio un serramento abbattente a un'anta solitamente è sempre meglio acusticamente parlando di un serramento a due ante, meglio di un serramento a tre ante e viceversa. Un fisso non è detto che abbia le stesse prestazioni acustiche della finestra un'anta, perché nella finestra un'anta ho delle guarnizioni che si comportano come ammortizzatore, come ti spiegavo nel video precedente, che nel fisso mancano, quindi non ho quelle gomme. Un infisso scorrevole avrà prestazioni sempre inferiori a un infisso abbattente da quel punto di vista lì, e via di seguito. Quindi grandissima attenzione alla progettazione in quel caso. Negli altri casi precedenti, invece, diciamo, quando vuoi un'acustica base con un doppio vetro stratificato, un infisso battente ma anche scorrevole, fatto come si deve, un alzante con una buona performance, non ha nessun tipo di problemi da livello acustico. L'importante è affidarsi a un'azienda seria, un'azienda che sa quello che fa e un'azienda che sa anche progettare il nodo di posa, perché quello è fondamentale per l'acustica. Ciao e al prossimo video!